Cari fratelli e sorelle, 13 nuove porpore, molte delle quali residenti in zone di periferia, non solo ecclesiale ma anche internazionale. Alla fine dell'Angelus, al termine della Messa del Giubileo Mariano, Papa Francesco ha annunciato l'intenzione di creare 13 nuovi cardinali nel Concistoro del prossimo 19 novembre, con i quali il giorno dopo celebrerà la Messa di fine anno santo. Primo nome quello di Monsignor Zenari, che resterà, ha detto il Papa, nunzio nell'amata e martoriata Siria. Ma spiccano quello di Monsignor Rosario, arcivescovo di Dhaka in Bangladesh, e di Monsignor Zapalainga, arcivescovo di Bangui nella Repubblica Centrafricana. A loro e agli altri Francesco ha deciso di associare 4 presuli emeriti e il sacerdote albanese di Scutari, Ernest Simoni, per aver reso, ha detto, una chiara testimonianza cristiana. E prima della preghiera mariana il Papa aveva anche espresso solidarietà per le vittime delle recenti devastazioni portate dall'uragano Matthew. Con dolore ho ricevuto le notizie circa le gravi conseguenze causate dall'uragano che nei giorni scorsi ha colpito i Caraibi, in particolare Haiti, lasciando numerose vittime e sfollati, oltre che ingenti danni materiali. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni ed esprimo fiducia nel senso di solidarietà della comunità internazionale, delle istituzioni cattoliche e delle persone di buona volontà. Vi invito a unirvi alla mia preghiera per questi fratelli e sorelle così duramente provati.